Buongiorno a tutti. Come avrete capito oggi da questo bozzetto, oggi andiamo a vedere il volto in posizione di tre quarti. Allora, subito ci andiamo a impostare come al solito il nostro cerchio, che dobbiamo considerare come fosse una sfera. Ricordiamo che qui la prospettiva gioca un ruolo importante, ma non vi preoccupate, comunque è facile, perché basta individuare un cono prospettico dove convergono, che va dalla cima della testa a sotto al mento, e qui in questo punto convergono tutti gli assi del volto, come gli occhi, il naso, vedete? Piano piano, più mi avvicino a questa e più chiaramente salirà, più mi abbasso e si avvicino a quest'altra, più la linea scenderà giù, e questa è la bocca, più o meno così. Questo sarà il centro della nostra figura. Allora, da subito tiriamoci giù il naso, stando attenti a fare la narice. In questa posizione il naso non si vede completamente, ma è come nella visione di frontale, ma non si vede neanche solo una parte, come nella visione di profilo. Per l'occhio basta seguire ecco come ho fatto qui l'ala della narice, che praticamente l'indizio dell'occhio è questo, dove c'è il condotto lacrimale è questo. Ricordatevi che da questo lato le cose saranno più grandi, mentre da quest'altro saranno più piccole. Quindi qui l'occhio avrà all'incirca queste dimensioni. Mentre in quest'altra zona l'occhio sarà più piccolo. Qui ci sarà la palpebra, che già posso tirare. Ok. Più o meno qui, più sopra, se sbagliate chiaramente potete cancellare. Sbagliato la linea, ho fatto troppo in basso. Non sono abituato a fare le linee, di solito io procedo più rapidamente disegnando direttamente il volto. Comunque, qui potete tirarvi la bocca. Stesso discorso per gli occhi. La parte da questo lato sarà più lunga e la parte da quest'altro sarà più corta, e si interromperà qui. Qui potete sintetizzare, vedete, con un ovale che vi dà rapidamente il senso del labbro inferiore. Adesso lo zigomo va giù in questo modo, qui c'è una protuberanza, diciamo, della parte del un muscolo del labbro,
che andrà quindi accennata con una lieve rotondità, e scenderemo giù fino a trovare un altro cerchio a livello strutturale, che è quello del mento. Fate tutto pian piano, ritornate più volte sui segni già fatti, non vi preoccupate. Disegniamo l'occhio. E le sopracciglia, che devono essere rotonde, perché qui c'è un altro muscolo, e quindi è buono impostarlo in questo modo. Niente, poi si fa l'orecchio, che come ho detto negli altri video deve corrispondere più o meno a questa zona qui e a quest'altra tra gli occhi e le sopracciglia. Tiriamocelo in modo ok. E poi possiamo immaginare, non lo so, la luce che viene da qui, quindi tutte le zone che sono opposte, tutte le linee che sono opposte a questa luce vanno scurite. Questo qui, quest'altro, in questo modo. Un accenno, se volete, di capelli, non so. E questo praticamente è il volto finito. Una volta cancellate tutte le linee, avete il vostro volto finito e pronto. Se volete potete aggiungere, pronto anche da colorare, se volete potete aggiungere un po' di ombra. Allora, così fatto, il volto è concluso e per il momento. La settimana prossima vedremo come fare il chiaroscuro su un disegno. E per il momento vi auguro buon fine settimana a tutti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!